sguardo a Spoleto, la Rocca, il Duomo rinato sulle distruzioni del Barbarossa. Entusiasmo in piazza, sull'auto fregiata dal gagliardetto olimpiaco è arrivato Dordoni, a cui il sindaco consegna una targa celebrativa della più bella forse tra le nostre vittorie di Helsinki. 60 gli atleti che partono sul circuito della Rocca per la quinta prova del campionato italiano di podismo. 13 volte il giro, 15 chilometri. Dordoni, basta guardarlo. Si capisce l'autorità del fuoriclasse. Fait l'ha raggiunto all'ottavo giro, ma al decimo l'olimpionico ha detto il suo arrivederci a tutti quanti. Sta irresistibilmente doppiando gli avversari anche valorosi. Connotati del suo stile, bloccaggio delle spalle, bloccaggio del ginocchio. Va senza smorfie e la breve contrazione del viso pare un concentrarsi della volontà e dell'intelligenza, dote indispensabile anche agli atleti. Il vantaggio è cresciuto con l'andare, prima 20, poi 42, poi 43 secondi. E alla fine coperto il percorso in un'ora, 11 minuti, 13 secondi. Riposo lieto ma non troppo rilassato. Dordoni è uno che prende la vita sul serio.